comunicazione che noi, signor Ministro, abbiamo iniziato nel 91, quindi questa è la 31esima stagione che andiamo a fare. E 30 anni fa, proprio nella giornata di oggi, demmo vita per la prima volta a un'attività di prossimità ai cittadini. Noi cioè rimoduliamo i nostri servizi affinché lungo i nostri 8.000 km di spiaggia e nei tratti di mare antistanti a questi 8.000 km di spiaggia sia garantita dai nostri uomini e dalle nostre donne la maggior presenza possibile a tutela di tutte le attività balneari e diportistiche. Ogni giorno solcheranno i nostri mari 300 unità, ogni giorno 2.500 uomini e donne effettueranno attività di vigilanza, un'attività a carattere preventivo molto importante, perché basti pensare soltanto che nella stagione scorsa sono state 2.500 le persone soccorse, quindi un numero che da solo giustifica questo sforzo, ma salvare e soccorrere anche solo una persona, signor Ministro, giustifica ogni sforzo. Prestare assistenza a un numero così importante ancora di più. E questa sarà un'estate molto impegnativa, analoga a quella dello scorso anno. Abbiamo visto gli stabilimenti balneari, gli alberghi sul mare sono già tutti prenotati. Quindi si pensa a un affollamento lungo i nostri litorali di oltre 40 milioni di persone, quindi un numero veramente, veramente importante, e quindi ci aspetta un'estate veramente intensa. Ma questa operazione, come dicevo, serve a incontrare questo bisogno della nostra collettività, che ha la fortuna di avere una spiaggia magnifica, che sono questi 8.000 km, che immaginate ragazzi, 8.000 km è la distanza tra Roma e Pechino, come se noi avessimo una spiaggia che inizia da Roma e finisce a Pechino. E guardate quante belle cose c'è di fronte a questa spiaggia, ma per garantire questo uso delle nostre coste avvenga in sicurezza, c'è bisogno anche di qualcuno che vigila, come c'è bisogno di fare attività di prevenzione. E di questo poi magari ne parleremo anche dopo, con queste attività di prevenzione che sono la promozione delle migliori abitudini da tenere e dei migliori usi da tenere durante le attività che svolgiamo sulle nostre spiagge. Per questo incontriamo gli studenti, per questo abbiamo fatto anche una convenzione con il ministro Bianchi, abbiamo firmata qualche tempo fa per fare concorsi, per divulgare tra i giovani soprattutto, nell'ambito della rinnovata educazione civica che dal 2019 è stata inserita come materia di studio, l'educazione civica all'uso sostenibile del mare. Ma direi che lasciamo lo spazio alle immagini e guardiamo insieme questo spot. Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera. Io alla presidenza del Consiglio dei Ministri, alla dottoressa, vorrei ringraziare questa grandissima voce che ha dato anima a questo spot che abbiamo prodotto noi, ma che non avrebbe avuto lo stesso risultato se Luca Ward, che è qui con noi oggi, che è il nostro più grande è un attore, è il nostro più grande doppiatore, conosciuto da tutti, se Luca non avesse dato voce a questo spot. E io voglio ringraziarlo ancora per averlo fatto con l'amore di Chiama al Mare, che l'ha fatto veramente con l'amore di Chiama al Mare e con grande generosità. Grazie Luca. Allora, quando sono stato chiamato a dare voce alla Guardia Costiera, a me ha fatto un enorme piacere, perché da uomo di mare so e conosco il lavoro che questi uomini e donne fanno H24,
anno dopo anno, e quanto sono cresciuti poi nel tempo, si sono anche, come dire, si sono evoluti a livello tecnico, tecnologico, scientifico, e non fanno soltanto sicurezza, ci rendono anche un po' edotti, perché la Guardia Costiera ha cambiato proprio il suo atteggiamento, insomma. Sono angeli bianchi, io li chiamo, i miei figli, dico sempre, ecco, vedi, ci sono gli angeli. Non sempre diciamo la stessa cosa quando vediamo la motovedetta grigia della Guardia di Finanza, però vabbè. Fanno un altro lavoro. E loro fanno un altro lavoro, vabbè. Però comunque per me è stato un piacere immenso, e ci tenevo proprio a, e mi fa piacere che ci siano dei giovanissimi, dei ragazzi, a dire che veramente dietro a queste divise, a questi mezzi navali, a questi elicotteri, ci sono delle persone che veramente fanno un lavoro straordinario che poco conosciamo, purtroppo. Perché in America, per esempio, negli Stati Uniti fanno le serie televisive sulla Guardia Costiera, fanno i documentari, quindi poi alla fine loro conoscono, no, quello che c'è dietro. Noi purtroppo lo conosciamo poco. Speriamo che in futuro, ecco, Ministro, magari ci può aiutare anche il governo a far conoscere meglio questo corpo meraviglioso della Marina Italiana. Grazie. Grazie Luca. Ovviamente avevamo Luca come amico della Guardia Costiera e ne abbiamo approfittato usando la sua voce rassicurante per dare dei consigli ai diportisti, bagnanti, subacquei che quest'anno troveremo sulle nostre coste e nei nostri mari. Vediamo insieme una piccola raccomandazione con la voce di Luca Cuori. Le profondità dei nostri mari sono ricche di bellezze inestimabili e le immersioni subacquee ci permettono di esplorare l'eccezionale patrimonio sommerso del nostro paese. Se vuoi dedicarti a questo sport, segui sempre alcune importanti regole di sicurezza. Prima di un'immersione, verifica sempre l'efficienza della tua attrezzatura e praticala al meglio della tua condizione fisica. In mare, ogni subacqueo deve esporre sempre la prevista boa di segnalazione. Se sei un subacqueo, ricorda che non puoi allontanarti oltre 50 metri dalla posizione segnalata. Effettua le immersioni in coppia, ancora meglio se con un professionista esperto, conoscitore del luogo di immersione. Per altri consigli per la tua sicurezza in mare, consulta il sito www.guardiacostiera.gov.it. Buongiorno, buongiorno veramente, ed è un buongiorno non solo perché c'è il sole, ma un buongiorno perché parte questa campagna, ed è una campagna veramente decisiva per la sicurezza di noi cittadini, cittadine, ma anche per il mare. Come l'ammiraglio ha ricordato prima, il mare è una ricchezza straordinaria, è qualcosa che tutti dobbiamo tutelare, e purtroppo il mare non sta messo molto bene. E dunque dobbiamo non solo ringraziare, ma sostenere tutti coloro i quali operano per la sicurezza delle persone, ma anche per evitare il degrado del mare e anzi migliorare la condizione. Ci sono alcuni segnali positivi, ma alcuni di questi segnali sono legati alla chiusura delle attività economiche a causa della drammatica pandemia che abbiamo dovuto fronteggiare e in parte fronteggiamo ancora. Ecco perché questa campagna è ancora più importante quest'anno, in questo momento, perché il desiderio di libertà, il desiderio di essere insieme e di godere le meraviglie del nostro territorio, del mare, questo desiderio va coniugato con l'attenzione. Magari è proprio l'occasione per cambiare. Ricordate un anno fa quando si diceva ne usciremo migliori da questa pandemia? Ne usciremo migliori se decideremo di uscirne migliori. E questa campagna ci aiuta a uscirne in modo migliore, più consapevole. Questo dramma che
abbiamo vissuto, che il mondo ha vissuto, ci ha fatto capire le relazioni tra il mondo naturale, il mondo umano, le attività sociali, le attività economiche, in cui tutto è connesso. Quante volte abbiamo sentito dire questa cosa nei mesi scorsi? Tutto è connesso. Sarebbe una lezione da apprendere in profondità, perché anche oggi, con questa campagna, la Guardia Costiera, che ringrazio per lo straordinario lavoro che fa, ci aiuta a capire che tutto è connesso, che i comportamenti che noi teniamo quotidianamente incidono sulla natura e dunque sugli effetti che la natura può provocare sulla nostra vita individuale e sociale. La Guardia Costiera è un corpo straordinario. Io conoscevo come cittadino prima di fare il ministro. Nella mia precedente esperienza ministeriale avevo circa 1000 carabinieri che facevano i controlli come ministro del lavoro, facevano i controlli e le ispezioni. E anche in quel caso erano uomini e donne che vigilavano sulla nostra salute. In questo caso ho scoperto questo corpo che non solo è dimensionalmente molto più ampio, ma i cui compiti sono straordinariamente ampi e veramente toccano tanti aspetti della nostra vita quotidiana, e che ringrazio veramente per le parole che sono state dette prima, per invitarci a dire ai nostri figli o ai nostri nipoti o delle nipotine e dei nipotini: ecco, quelli sono gli angeli bianchi. Mi piace molto questa immagine. Ringrazio dunque il Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione per il sostegno a questa iniziativa, solo la prima di una serie di iniziative che con questo Ministero, che io ho voluto cambiasse nome mettendo la sostenibilità proprio dentro delle nostre attività, e perché abbiamo bisogno di far crescere l'attenzione di tutti su queste tematiche. Ancora tre considerazioni. La prima ha a che fare con la legalità, ne abbiamo parlato poco fa. La Guardia Costiera, insieme alle altre istituzioni, è sempre un presidio di legalità, non solo perché cerca di evitare che ci siano violazioni delle normative, ma perché lavorando insieme alle altre istituzioni, nella presenza sul territorio, svolge un ruolo cruciale per passare ai nostri cittadini e alle nostre cittadine il messaggio che lo Stato c'è, che le istituzioni ci sono e che si può cambiare. Si può cambiare, come anche in questo territorio, grazie all'impegno delle istituzioni, si è cambiato e si sta cambiando. Con due caratteristiche: il rigore, la persistenza e la collaborazione. Perché da soli è difficile, un solo corpo, siano essi i carabinieri, la polizia, la guardia costiera, insomma tutti i vari corpi da soli non riescono a fare quello che è necessario. La collaborazione comune intorno a un territorio, questo sì, fa la differenza. La seconda considerazione è per voi ragazze e ragazzi. Noi mandammo il nostro figlio alla Lega Navale a San Paolo, più o meno la vostra età, e devo dire che è stata un'esperienza che lo ha segnato per tutta la vita, come l'esperienza scout e così via, cioè un'esperienza in cui non solo si sta insieme, non solo si imparano tante cose utili, ma in cui in qualche modo si sperimenta il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Lui è finito poi a fare un lavoro all'estero, tra l'altro grazie appunto ai corsi della Lega Navale prima, ha conseguito una patente, tra l'altro facendo l'esame nella Manica, quindi non proprio semplicissimo, gli è andata bene.
e lui mi ha insegnato tra l'altro ad andare a vela con una piccola deriva, tant'è vero che la prima volta che mi lasciò il comando, diciamo così, io feci scuffiare istantaneamente la barca, però ritirammo su, perché bisogna imparare, la prima cosa che imparate è ritirare su una barca a vela, giusto? Sì, ecco, quella è proprio, perché senza quell'apprendimento si è a rischio e si mettono a rischio gli altri. Vedete come tutto è connesso? E quindi la Lega Navale aiuta non solo a saper come guidare, diciamo così, una barca a vela o altre imbarcazioni, ma parte dalla sicurezza. Io non so cosa volete fare nella vita, o se avete già deciso, ma guardate queste persone intorno a voi, questi angeli bianchi, e pensateci. Magari potrebbe essere una bella idea, perché essere al servizio della collettività in questa forma, a contatto con la natura, a contatto con le persone in difficoltà, è una scelta di vita. Non si sta nella guardia costiera così, tanto per starci, non mi sbaglio. Quindi riflettete sul futuro, e magari diventerete dei testimonial dei futuri spot, se andrete in questa direzione. Ancora due considerazioni, dicevo, molto brevi. Il corpo svolge un ruolo cruciale, di cui tutto il paese è grato, nel salvataggio anche dei migranti. Tema di grande complessità, ma come ha detto anche il Presidente del Consiglio recentemente, di fronte a una persona in difficoltà, il primo imperativo, non solo legale, ma anche morale, è quello di salvarlo. E questo è un insegnamento importante, è un'attività importante di cui io sono grato a nome del governo anche per tutto ciò che la Guardia Costiera svolge. Ripeto, è un tema complesso, ma su questo non ci deve essere proprio esitazione. L'ultima considerazione che vorrei fare ha a che fare invece con la prospettiva, con il futuro. Proprio ieri ho partecipato a una riunione di uno dei gruppi di lavoro del B20, cioè la formazione dei 20 paesi più industrializzati al mondo sul tema del trasporto marittimo. Sapete che l'Italia ha la presidenza del G20 in questo anno. Ed è chiaro che il trasporto marittimo è cruciale e lo sarà anche in futuro. Ma abbiamo bisogno di potenziare le nostre capacità di gestire, stimolare, sviluppare un trasporto marittimo sicuro, economicamente efficiente, attraverso un forte investimento sui porti. Per la prima volta nel piano di ripresa e resilienza c'è un investimento di 4 miliardi sui porti, ma non tanto per potenziare i porti, per farli più verdi, per riorientare l'attività dei porti italiani così importanti verso quella sostenibilità verso cui tutti stanno andando e verso cui dobbiamo andare. Anche nei confronti dei porti, i presidi della Guardia Costiera svolgono un ruolo molto importante. Ed è importante dunque che proprio nel momento in cui investiamo in questa direzione, il corpo sia non solo l'occhio e l'orecchio dello Stato nella gestione delle diverse attività portuali, ma sia uno strumento di innovazione. Ed è qui, grazie appunto alla collaborazione con l'ammiraglio Pettorino, che proprio pochi giorni dopo il mio insediamento abbiamo discusso di come la Guardia Costiera possa essere una campionessa anche in questa transizione ecologica, anche nel diventare più verde e nell'aiutare tutto il sistema portuale, quindi tutta l'Italia, ad andare in questa direzione di sostenibilità. Ecco, vedete quante cose fa la Guardia Costiera per tutte queste attività. Io veramente vorrei esprimere il mio ringraziamento, gli auguri
di una campagna efficace che mi piacerebbe, ma è solo un auspicio da statistico, sia efficace ma salvi molte meno persone, perché molte meno persone, speriamo grazie alla campagna, avranno bisogno di essere salvate. Questo sarebbe un buon indicatore del fatto che la sicurezza sta penetrando i comportamenti delle persone. Grazie ancora e buon lavoro per tutta la campagna. Potete comunicare tutte le altre imbarcazioni in termini operativi.